Buonasera a tutti, torno all'appuntamento con A Bordo Campo l'anteprima. Ci sono due novità questa sera. La prima, come vedete, non c'è il mio compare Luca Siano per problemi personali, che saluto. La seconda, che non è proprio un'anteprima, ma più un commento visto il turno infrasettimanale dei campionati di eccellenza e di promozioni. Dato che domenica prossima e anche il fine settimana prossima non si giocherà e si ritornerà in campo l'8 di aprile. Andiamo a vedere subito i risultati del campionato di eccellenza. 27esima giornata. Frattese Barano 2-1, Sessana Casoria è stata rinviata, Giuliano Mondragone 2-1, Maddalonese Monteri Procida 1-1, Real Forio Pimonte 4-0, San Giorgio Savoia 2-0, Puteolana Marichianese 1-0, Afragolese Virtus Volla 3-1. Per questa classifica, Savoia 70 già in Serie D, Afragolese 60, Puteolana 50, Casoria 48, ma ha ben due partite da recuperare. La prima in casa con il Giuliano e la seconda in trasferta contro la Sessana. Monteri Procida 42, Frattese 41, Mondragone 40, San Giorgio 38, Maddalonese 37, Virtus Volla 36, Giuliano 35, Sessana 25, anche la Sessana dunque ha una partita da recuperare insieme al Giuliano. Real Forio 23, Barano 22, Marichianese 18, Pimonte 7. Dunque un Real Forio che con la vittoria di Pimonte ha scavalcato il Barano, che è stato sconfitto in trasferta 2-1 dalla Frattese. Il Barano era passato in vantaggio al 19° del primo tempo con il gol di Chicco Arcamone, poi rimontato al 32° da Petrarca e al 38° da Allegretta. E al 38° proprio è stato espulso Capitan Ferrari, quindi il Barano anche negli ultimi minuti in 10. Ma invece andiamo a vedere la sintesi del Real Forio che ha affrontato il Piemonte mercoledì. Sta per avere inizio la gara tra Real Forio e Piemonte. Ecco il fischio dell'arbitro. Palla per Castagna, la finta, palla profonda, c'è l'opportunità di Fiorentino, il tiro, Chiaiese e il Forio sbaglia la prima palla gol. Sannino gira palla su Chiaiese, bene, buono anche il cross di testa, Fiorentino e occasione per il Forio. Sannino al cross, basso, però Rubino controlla, non riesce a girarsi per tirare, lo fa Trofa dal limite, parata, Chiaiese, poi blocca il portiere avversario. Sannino, bello il colpo di testa di Calise, che se Trofa accelera, va in dribbling, salta un avversario, due, fallo, rigore, rigore per il Forio. Fischio, Savio, tiro, gol. Due avversari, cerca Miele. Fermato Miele, il tiro dalla distanza, non male. Verso Filosa, intervento di Saldamarco e c'è anche fallo. Filosa ammonito. Campo va Castagna, c'è spazio per lui. Rubino, fallo non evidenziato dall'arbitro. Per Mister Durazzo Giovanni. Palla in aria e palla in rete. L'arbitro vede un fuorigioco.
Riparte ora Castagna, velocissimo, arriva in aria, davanti al portiere, palla dietro, fallo di mano e ancora calcio di rigore. Bravo Castagna. Saltello, passettino, tiro, gol. E 2-0 per il Real Forio. Servito Sannino. La finta, rientra, salta due avversari, ancora Chiesa e Castagna, tiro altissimo. Castagna accelera, perde il pallone e poi c'è un fallo. Filosa ammonito e finisce fuori. Va Vitagliano a spazio, cerca il tiro, trova l'assist per ok, tiro ancora di Vitagliano, ancora Iacono, palla dentro, tiro, gol! Gol. Ancora una rete, va Castagna, velocissimo, tiro, il pallone che viene deviato in porta da Piscopo per il gol, va segnato a Castagna e finisce qui 4-0 per il Real Forio. Partita mai in dubbio per il Real Forio, l'unica pecca l'espulsione di Filosa nei minuti finali della partita. Andiamo a sentire mister Impagliazzo. Un risultato rotondo che ci aspettavamo un poco tutti, la pratica giusta che è stata svolta nel modo giusto da parte della tua squadra. Ma diciamo che queste sono partite che sulla carta tu devi vincere a priori e non ci dovrebbero essere partite, come poi del resto alla fin fine non c'è stata. Però inizialmente la partita stava scivolando fino almeno al calcio di rigore, anche se avevamo avuto qualche palla gol e non l'avevamo sfruttata, stava scivolando su un binario di troppa mollezza in campo da parte nostra. Poi una volta sbloccato il risultato era facile conseguire un risultato più consono alla differenza di squadre, che giustamente diceva anche il loro allenatore, delle due squadre che componevano la partita. Dispiace l'espulsione di Filosa? Dispiace sicuramente. Adesso mancano tre partite alla fine, l'importante è cercare di finire il campionato, diciamo, nella posizione più alta possibile. Secondo te che carte vi giocate fino alla fine? Dico, io non vorrei essere ripetitivo. Noi vorremmo cercare di fare un play-out in casa, possibilmente non contro il Barana, perché ti ripeto, a me dispiace che poi una delle due in un modo o in un altro debba retrocedere, perché siamo due squadre isolane, ci si conosce tutti. Barana l'allenava un mio fratello, adesso l'allena un mio nipote, perché siamo amici, quindi la dirigenza del Barana è una dirigenza amica, gente che si conosce, e dispiacerebbe che una delle due poi sul campo deve retrocedere, se ci si incontra. Poi può darsi pure che incontriamo le altre due squadre e retrocediamo tutte e due, o fortunatamente o per capacità ci salviamo tutte e due, però penso che da qui non si possa uscire, perché la realtà è questa, da qui non si può uscire. Dunque un Impagliazzo molto soddisfatto dei propri ragazzi. Adesso invece andiamo a sentire l'allenatore del Piemonte, Durazzo. Stiamo parlando di ragazzi, come ben visto, pure la distinta, è una juniores, sono tutti 2000, 2,97, 1,98, quindi diciamo che il commento va avanti da solo. Sono ragazzi, è la stessa squadra e poi fa la stessa juniores, quindi lunedì gioca per la juniores, la domenica gioca per il campionato di eccellenza. Sono ragazzi volenterosi che noi stiamo curando, evitando, diciamo, evitando di farli praticamente smettere di giocare a calcio nel momento in cui una società si vede costretta ad abbandonare questa categoria. Stiamo cercando di mantenerli uniti, di allenarli e far sì che ognuno di loro si possa mettere in mostra per il campionato prossimo, qualsiasi sia la categoria poi successiva. Un giudizio su questa partita, un 4-0 che in effetti dice un po' tutto. Vabbè, non è vero, noi dobbiamo sempre pensare a come giudicare una gara, a come giudicare un calciatore. Se noi andiamo a giudicare una gara
tra Forio e Piemonte, dove dall'altra parte vedo un Forio che comunque naviga in zone basse e ha di per sé Mennel, Savi, Chiaese, Trofa, Castagna. E si teneva a Sugadur, senza offesa per nessuno, me la sarei giocata. Non ce li ho, c'ho tutti i ragazzini, molto bravi, volenterosi, ma effettivamente la differenza tecnico-tattica ci sta. Inizio sulla zona play-out, secondo sì. Lei Sessana, Barano, Forio, Marignanese, questa sarà la classifica finale? Come valori in campo, diciamo che le due isolane hanno sulla carta i calciatori d'esperienza giusti per poter far fronte a questo tipo di partite, che poi prendono le pieghe che vogliono, è una cosa logica perché il play-out è così. Andiamo in studio, abbiamo sentito mister Durazzo, un Durazzo che vorrebbe avere in squadra giocatori come Savio, Chiaiese, Trofa, Castagna. Beh, chi non vorrebbe avere questi calciatori? Adesso andiamo a vedere il cammino del Real Forio, il fine campionato, e poi dopo vedremo anche quello del Barano. Un Forio che l'8 aprile giocherà in trasferta contro il Virtus Bolla, che in questo momento è nella posizione numero 10, poi con il Monte di Procida, posizione numero 7, e poi come ultima in trasferta contro la Sessana, probabilmente sarà sfida decisiva per decidere quale posizione avrà il Forio nei play-out. Invece andiamo a vedere il Barano, che avrà un fine campionato forse più, da una parte più impegnativo perché affronterà squadre di maggiore qualità, ma dall'altra parte meno, perché comunque giocherà con squadre che non dovranno chiedere più nulla a questo campionato, come il San Giorgio, il Giuliano e il Mondragone. Adesso passiamo alla promozione che ha visto il Procida battere la Puteolana in trasferta 1-0 e il Mondosport perdere in casa 7-3 contro il Vigoquense. Ma andiamo a vedere i risultati dell'intera giornata. Real Poggio Marino, Afro Napoli 1-0, San Pietro Quarto Grad 1-0, Mondosport Vigoquense 3-7, Procida che vince sul campo della Puteolana 1-0, Oratorio Donguanella Santa Anastasia che non si è disputata per assenza ospiti che non hanno proferito reclamo, quindi il Donguanella avrà la vittoria per 3-0 a tavolino, Ponticelli Rioneterra 1-1, Pompeiana Virtus Ottaviano 2-4, Neapolis San Giuseppe 3-1. Per questa classifica, Afro Napoli già in eccellenza, Virtus Ottaviano 56, Procida 55, Poggio Marino 53, San Giuseppe 49, che occupa l'ultima posizione disponibile per i playoff. Vigoquense 48, Ponticelli 42, Puteolana 38, Rioneterra, Pompeiana e Neapolis a 35, Quarto Grado a 30, San Pietro 27, Oratorio Donguanella 25, Santa Anastasia 6, già retrocesso insieme al Mondosport con 4 punti. Un Procida che, come dicevo prima, ha vinto in trasferta 1-0 sul campo della Puteolana grazie al gol di Micallo al 13° del secondo tempo, mentre un Mondosport che ha perso in casa 7-3 con il Vigoquense. La squadra di casa, sotto di due gol, aveva trovato anche il pareggio con due grandi gol, due Eurogol, uno di Gianni Conte e un altro di Renato Tonon. Adesso andiamo a vedere la sintesi. Mondosport Vigoquense, 27esima giornata del campionato di promozione Girone B. Alla grande Cantelli. Palla sulla sinistra per Ostieri, e probabilmente qui c'è un fallo che l'arbitro fischia. Ecco il fischio, il tiro di Trapani verso la porta. E che gol del numero 10 del Vigoquense, 1-0 al quinto minuto di gioco. Conte che prova ad accelerare, va là per Cantelli che supera il primo uomo, 3 contro 3, ancora Cantelli va verso la porta, si porta la palla sul sinistro. Nessuno comunque lo ha seguito, Staiano, ancora Staiano, e mette addirittura 2 a terra, Staiano, grandissima la giocata, e c'è il gol di Staiano, 2-0, grandissimo. Gol addirittura 7
aria pienissima. Il Vigo Venezia è tutto nell'area di rigore, allontana Mosca, poi c'è Chiocca che sbuccia il pallone, che errore, poi Conte recupera la palla e qui il mondo sport può andare. Conte addirittura va verso la porta. Che cosa ha fatto Gianni Conte? Che cosa ha fatto Gianni Conte, mostruoso al 29esimo. Chiocca, Gianni Conte, palla per Tonon, Tonon può mirare, può puntare, può calciare e c'è il 2-2 del Mondo Sport. Due grandissimi gol, tra l'altro a segnare sono i due cugini del calcio, Tonon e Conte. Comunque anche il primo gol di Renato Tonon con la maglia del Mondo Sport. Giorgio, buona la palla, c'è il gol in posizione, c'è il fuori, il guardalini alza la bandierina ma l'arbitro dà il gol. Inizia il secondo tempo qui al Patanano di Laccameno. Correale prova la giocata per Mosca e Arcamone si butta la palla in porta, la palla però era uscita. Chiocca, Luis, forse c'è un contatto, l'arbitro lascia proseguire, allora recupera palla Coppola, palla sull'esterno per Giorgio, il cross, c'è il gol del 4-2 del Vigo Equense. Ancora palla per Apuzzo che gira per Trapani, forse un tocco con la mano e poi Arcamone lo mette giù e l'arbitro dà calcio di rigore. Ancora Trapani, tira, spiazza Arcamone, fa 5-2. Palla per Vittorio De Luisa che prova a mettere un cross, la palla resta lì e fa gol Cantelli. 5-3 Mondo Sport, scusate, 5-3 per il Vigo Equense. Ancora Apuzzo, va verso la porta e tocca anche la schiena del portiere Giorgio, sbaglia tutto Giorgio, qui veramente poteva servire De Simone, poi c'è De Luisa, il Mondo Sport è tutto in avanti, intervento brutto, vabbè. 3 conto, vuole segnare lui. Lo lascio ancora proseguire, ma finisce qui. Mondo Sport 3, Vigo Equense 7. Torniamo in studio, abbiamo visto la sintesi tra Mondo Sport e Vigo Equense. Un Mondo Sport che, come detto prima, aveva trovato anche il pareggio 2-2 grazie a due grandissimi gol di Gianni Conte e di Renato Tonon, che dopo vedrete anche nella classifica Golden Goal a bordo campo. Adesso passiamo alla prima categoria, dove si giocherà domani la 23esima giornata, se non sbaglio. Vediamo il prossimo turno. Prima chiudo alla regia, se possiamo vedere prima il prossimo turno, eccolo qua. Ed il Mercardito Mauet, Playanum Chiaiano Barrese, Real Fratta Minore Bois Pianurese, Inter Pianurese Cardito, Real Grumese Bois Marano, Loggetta Città di Gualiano, Virtus Social Quarto Rinascita Ischia. La Rinascita Ischia giocherà domenica alle 16, mentre l'Accomino giocherà domani in casa all'Accamino contro lo Sporting Campagna, ultima in classifica. Andiamo a vedere proprio la classifica con Edil Mercardito 53, Mawed 49, Playanum Chiaiano 46, Città di Qualiano 40, Rinascita Ischia 37, ma con una partita in meno, perché domenica scorsa il Real Fratta Minore non si è presentato alla Mazzella, ha proferito reclamo e si aspetta la decisione del giudice sportivo. Bois Pianurese 35, Barrese 33, Cardito 32, Inter Pianurese 31, Loggetta 24, Bois Marano 24, Fratta Minore 21. In caso di sconfitta la squadra della terraferma avrà anche un punto di penalità e quindi buon per l'Acquameno, che ha 20 punti, Real Grumese 17, Virtus Social Quarto 12, Sporting Campania 11. Adesso passiamo proprio alla classifica dei gol, Golden Goal a bordo campo, i 10 gol più belli votati dai nostri telespettatori sul gruppo Facebook durante la settimana. Andiamo a vedere i gol.
gone too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Singing on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word up on your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's... Chicco Arcamone sempre in testa, ma quanto mondo sport in questa classifica. Primo periodo non segnava, adesso fa solo grandi gol. Chiedo scusa anche perché c'è un errore nella grafica, non si chiama Riccardo Tonon, ma si chiama Renato Tonon, tra l'altro anche un grandissimo mio amico che saluto. Chiudiamo qui la nostra trasmissione, vi auguro una buona serata.